Buonasera. Buonasera. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i nostri pomeriggi di presentazione degli spettacoli della nuova stagione. Oggi parleremo del nostro cartellone di danza, un genere che abbiamo iniziato a fare da qualche anno al Politeama Rossetti, un genere che tutto sommato facevamo anche nelle stagioni precedenti, ma che da 6-7 anni ha avuto una sua dignità e una sua presenza proprio strutturata all'interno del nostro cartellone, come se fosse una delle nostre stagioni. Accanto appunto alla stagione tradizionale di prosa nel 99-2000 si è affiancata quella di musical, e dal 94-95 abbiamo iniziato anche con una stagione di danza. Ci fu Roberto Bolle che in qualche modo ha sancito la presenza a grande livello della danza nel nostro cartellone. Bolle è venuto per due stagioni di fila presentando un Roberto Bolle and Friends, che era uno spettacolo ancora un po' in embrione, no, Ilaria, quella volta, perché era una delle prime uscite che Bolle faceva con tutti i suoi amici e che adesso è diventato una presenza nei più grandi teatri italiani. È stato anche, credo, di recente all'Arena di Verona e in tanti altri luoghi importantissimi. Ma abbiamo avuto tanti altri spettacoli, come chi può dimenticare Swan Lake di Matthew Bourne. Abbiamo qui due bellissime immagini di questo spettacolo. Swan Lake è forse lo spettacolo di danza che è diventato un po' un'icona della danza contemporanea e che ha avuto un successo enorme anche qui a Rossetti. E la compagnia di Matthew Bourne è ritornata poi nella passata stagione con Nutcracker, un altro spettacolo molto bello, molto allegro, molto divertente, che finiva con questa grandissima torta coloratissima. Ma sono tanti altri gli spettacoli che abbiamo avuto in questi anni, e ricordiamo le grandi compagnie. Qui abbiamo per esempio la Alvin Ailey, che è forse assieme al New York City Ballet e all'American Ballet Theater una delle compagnie più importanti al mondo. Abbiamo poi avuto la grande collaborazione con la compagnia di Martha Graham. Qui vediamo ancora un'immagine di Alvin Ailey, ma la compagnia di Martha Graham, che è venuta con i suoi spettacoli, ma che è diventata anche un'occasione produttiva per il nostro teatro, in quanto assieme a Giorgio Albertazzi ha partecipato al Cercando Picasso, che abbiamo visto la scorsa stagione al Teatro Verdi. Ma la danza ci sono stati anche molti appuntamenti di danza folclorica in qualche modo, no? Anche se forse chiamare folklore il tango è un po'... Bestemmia. Una bestemmia. No, questo spettacolo particolarmente si è, diciamo, ispirato al folklore, perché ha ragione Stefano, nasce come fatto folcloristico e come ballo popolare, ma portava il tango, tanghera, con le coreografie di Mara Godoy, che è un'icona del tango internazionale, portava il tango a un livello di spettacolarità e di tecnica ineccepibile. Veramente. Abbiamo poi avuto anche un'attenzione a un genere di danza più giovane, che coinvolge molti giovani. In occasione proprio di questo spettacolo abbiamo scoperto che c'è proprio un fervido sottobosco a Trieste di giovani che praticano la street dance, l'hip hop. Avevamo fatto anche una masterclass molto divertente con la partecipazione anche di ragazzi giovanissimi di 7-8 anni. Assolutamente, che si sono sfidati alle Torri d'Europa facendo veramente spettacolo per un sabato pomeriggio intero, veramente bellissimi e pieni di energia. Questo era tutto sommato un percorso non facile, perché Trieste non è una città che è particolarmente appassionata di danza. Lo sta diventando, e credo che lo stia diventando grazie anche al lavoro che sta facendo questo teatro. Prima della nostra stagione, tutto sommato, a Trieste si vedevano 2, 3, 4 spettacoli di danza all'anno. Con il nostro lavoro questo numero si è moltiplicato,
Passando appunto dal classico, dagli appuntamenti di danza classica che facciamo di solito vicino a Natale, ma appunto con la presentazione di tante altre cose, grandi, piccole, medie, di varia natura, che ci hanno però permesso di in qualche modo costruire un nuovo pubblico di danza. Parliamo della nuova stagione 2012-2013 di danza. Partiamo subito da quello che è l'evento più importante di questa stagione, cioè l'arrivo a Rossetti per la prima volta del corpo di danza del Teatro alla Scala. Infatti anche il Teatro alla Scala, nel presentare questo progetto, pone l'accento sull'importanza di mettersi in gioco e dice che in questo mettersi in gioco, che un po' ha dettato questa loro esperienza sulle musiche di Vasco Rossi, c'è la figura della donna. Le donne cantate da Vasco, dicono, nella sua lunga carriera diventano drammaturgia, libretto e anche colonna sonora dello spettacolo. Un arrangiamento musicale creato ad hoc, in chiave sinfonica e classica, accompagna Alba Chiara, Silvia e Susanna, che sono i tre personaggi simbolo che vivono adolescenza, maturità, crescita e abbandono in questo balletto. Le stagioni della vita in una galleria di canzoni che cantano una triplice storia. Sempre più attratta dagli aspetti teatrali della danza, Martha Clark ha cercato il cuore dei personaggi, dei danzatori e delle canzoni. In una chiave visiva poetica, essenziale e raffinata, ha interpretato questo universo femminile attraverso movimento, gestualità, danza e tutti gli elementi dell'allestimento. Per parlare di questo, oggi abbiamo un ospite di grande prestigio e siamo molto felici di poter accogliere qui in collegamento Sabrina Brazzo, che è la prima ballerina del Teatro alla Scala e che speriamo di avere in collegamento Skype. Vediamo se la vediamo, se ci vediamo. Sì. Buonasera, buonasera. Buonasera e benvenuta al Politeama Rossetti intanto in questo piccolo assaggio, ma ti aspettiamo sul palcoscenico dove qualcuno ti ha anche già vista e speriamo che sarai felice di ritornare. Allora abbiamo tante curiosità su questo tuo lavoro e iniziamo col chiederti, con questa produzione ospitiamo il corpo di ballo del Teatro alla Scala in una veste molto particolare. Per artisti che sono considerati la quintessenza dello stile classico, com'è stato questo lavoro? Per il corpo di ballo è stato molto interessante perché è un progetto nuovo, completamente nuovo, un teatro lirico, diciamo che più che coreografato è sentito. Nel senso che non è un balletto di tanti passi, ma di pochi passi sentiti. È come vedere un videoclip dal vivo. E quindi anche per noi, per il Teatro alla Scala, è stato un esperimento. Ciò che penso dovrebbero fare i teatri più grandi. Cioè, in stagione, come fate voi, una stagione molto interessante ho sentito. Perché avete veramente invitato compagnie, titoli molto interessanti. Così la Scala si è messa in gioco, anche la Scala, ecco. E quindi il pubblico, infatti, anche il pubblico è stato preso un po' alla sprovvista, quelli che ovviamente erano abituati a vedere un balletto, non un balletto dal Teatro alla Scala. Però poi i fan, questi ragazzi giovani che si sono venuti magari a vedere Vasco Rossi, poi si sono interessati, poi si sono avvicinati al teatro, anche questo è molto importante, portare il giovane a teatro, a vedere magari poi un balletto. Quindi ci siamo messi tutti in gioco e è andata bene. Ed è andata bene. Martha Clark ha anche un linguaggio coreografico molto particolare. È una coreografa, ma anche e soprattutto una regista dei suoi balletti. E ama dire che fa le coreografie sugli attori e fa recitare i ballerini. Com'è stato questo lavoro di interpretazione? È stato molto difficile.
difficile perché all'inizio è abituata a gesticolare, insomma, al movimento. Quando lei mi diceva devi soffrire perché Claudio, che è il mio amato nella storia, insomma, di Alba Chiara, mi tradisce, mi dà una grande delusione. Io ero abituata a muovermi, a interpretare col movimento questo grande dolore, e lei non riusciva a capire, mi diceva che ero falsa, e quindi per me all'inizio è stato traumatico, veramente mi veniva da piangere, non è che mi veniva da piangere, piangevo veramente. Sono stati giorni veramente molto difficili, di grandi crisi, però poi giorno dopo giorno ho capito cosa veramente voleva, e dal momento che ho iniziato a sentire cosa dovevo far capire, è andato tutto automatico. E un'altra cosa particolare, come già notavamo, sono le musiche che stranamente, probabilmente per un ballerino della Scala, non appartengono alla grande tradizione del balletto classico, ma appartengono a un grande cantautore che probabilmente però voi che siete ballerini perfetti, ma anche persone giovanissime, avrete conosciuto, cantato o forse amato da sempre. Com'è stato ballare su un riarrangiamento sinfonico e classico, ma di un cantautore come Vasco? Beh, certo che sentire a posto dell'orchestra, cioè a posto così di Tchaikovsky, così sentire la voce di Vasco Rossi in Teatro alla Scala è veramente strano. Però è stato talmente tutto naturale, emozionante, che poi non si è veramente non eravamo non sapevamo veramente che cioè, noi interpretavamo una cosa, quindi non è che non andava a secondo piano la musica o la voce di Vasco Rossi, però era in noi, era. Quindi è stato tutto uno dove è stata una collaborazione insieme, è stato veramente molto bello e interessante questo lavoro. Penso. Scusate, sono in teatro. Succede ed è il bello. E quindi, beh, devo dire che anche Vasco Rossi era molto emozionato quando ha sentito la sua voce in questo teatro meraviglioso, questo Teatro alla Scala. E quindi, certo, fa effetto. Però devo dire che è stato tutto naturale, proprio perché è stato sentito da tutti. Noi ti ringraziamo e ti lasceremo ritornare al tuo lavoro. Un saluto da Trieste e un grandissimo grazie intanto per questa prima testimonianza e a presto, arrivederci sul palcoscenico. Arrivederci, grazie. Quindi direi che possiamo vedere una breve clip dello spettacolo, tanto per capire di che cosa abbiamo parlato finora. Questo è proprio un primo assaggio dell'Altra metà del cielo, lo spettacolo che vedremo al Rossetti nel marzo del 2013.
Molti hanno detto, ma come mai Vasco alla Scala, appunto, è un qualcosa che ha suscitato un grosso dibattito, e io sono dell'idea di dire, ma perché no? Insomma, è abbastanza normale anche nelle compagnie di danza straniere che abbiamo visto anche sul nostro palcoscenico utilizzare la musica degli U2 piuttosto che di altri gruppi, eccetera, quindi perché non anche creare un modo per trasformare quella che è un po' una cultura pop in un qualcosa di diverso. Quando la grande difficoltà è sempre quella di capire nel momento in cui lo si sta vivendo se un qualcosa è un classico o no. Sicuramente oggi i Beatles sono un vero e proprio classico della musica, cioè non credo che nessuno si scandalizza se in un teatro lirico si sente la musica dei Beatles. Probabilmente negli anni 60 questo non sarebbe successo. Infatti. Quindi Vasco sicuramente è un personaggio che lascerà un segno sulla storia della musica leggera italiana. Quindi questo è un po' uno dei grandi appuntamenti del nostro cartellone di danza, ma non è l'unico, perché il cartellone partirà, la stagione di danza partirà a fine ottobre con un galà di danza, con i primi ballerini dell'American Ballet Theatre. L'altro anno abbiamo avuto i primi ballerini del New York City Ballet, quest'anno abbiamo la compagnia, tra virgolette, concorrente dell'American Ballet. Voi sapete, la casa del New York City Ballet è al Lincoln Center, hanno un teatro tutto dedicato. L'American Ballet invece, quando si esibisce a New York, va nel teatro a fianco, che è il Metropolitan, teatro di solito dedicato alla lirica, ma per un certo periodo dell'anno diventa la casa dell'American Ballet. Avremo degli estratti dal Lago dei Cigni, con coreografie di Fokin, Nureyev, Petipa, insomma, quindi comunque con un lavoro importante, appunto con i due principals dell'American Ballet e con altri ballerini che poi si aggiungono a questo gara di danza. E anche di questo spettacolo abbiamo qualche immagine molto breve che vi facciamo vedere. Questo quindi è lo spettacolo che inaugurerà la nostra stagione di danza. Subito dopo, a novembre, avremo un altro appuntamento che attendiamo con grande interesse, un altro appuntamento con la danza italiana. Avremo infatti a Marcord, protagonista Rossella Brescia, spettacolo basato, tratto dall'omonimo film di Fellini, con le musiche di Nino Rota, quindi un altro grande maestro della nostra tradizione. Quindi ci piace alternare anche, appunto, abbiamo visto lo spettacolo della Scala, quindi uno spettacolo che nasce in Italia,
il Cigno Nero invece, una cosa che arriva dagli Stati Uniti, tanti altri spettacoli nella stagione arrivano da varie parti del mondo, però ci piace anche fare un lavoro sulla danza italiana. In passato abbiamo avuto importanti compagnie italiane di danza, ricordiamo l'Atterballetto in particolare, che ha portato due bellissimi spettacoli, Romeo e Giulietta, e un altro lavoro peraltro anche ispirato a un altro cantante pop, anche un po' rock, un po' concorrente di Vasco, che è Ligabue, no? Quindi un'altra operazione comunque di grande interesse. E in questo caso invece avremo Amarcord. Abbiamo Ilaria? Sì, dovremmo avere Rossella Brescia come secondo ospite nostro, graditissimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Spero. Buonasera. Grazie per averci dedicato un pochino del suo tempo. E siamo al Teatro Rossetti, al ridotto del Teatro Rossetti, dove danzerete con Amarcord. E proprio parlando di questo spettacolo vorremmo iniziare, vorremmo chiederle com'è interpretare Gradisca. Adesso con una sua collega della Scala parlavamo di danza, che è tecnica ineccepibile, ma è anche emozione, interpretazione. Lei ci ha dato a Trieste recentemente una prova con una bellissima Carmen all'aperto, che io ricordo come uno spettacolo anch'io molto emozionante. È stata una serata bellissima, bellissima anche l'accoglienza del pubblico, e quindi appena mi hanno detto che c'era questa data a Rossetti sono stata subito molto felice di essere, insomma, presente nel vostro cartellone. E soprattutto con questo spettacolo che amo molto, e a Amarcord mi piace da sempre il cinema, e mi piace Fellini, è l'orgoglio italiano, e quindi sono felice di poter essere la gradisca in questo spettacolo di Luciano Cannito. È uno spettacolo che, oltre a raccontare i personaggi e ripercorrere i film, leggevo nelle note del coreografo, vuole proprio dare un affresco dell'Italia degli anni 30, ritornare al profumo dell'italianità, della provincia, dei grandi sogni, delle nostalgie, però poi anche dell'attaccamento alla terra e alle tradizioni italiane, no? Si sogna il grande Rex, ma poi alla fine si ritorna alla realtà, probabilmente con gioia e con amore. Il passato, il ricordo fa parte della nostra storia, non possiamo dimenticare. Poi forse quando si vivono momenti come il nostro in questo periodo, forse è anche meglio tornare un po' al passato e sognare con sulle note di Nino Rota, insomma sognare con uno spettacolo come Amarcord, che è davvero uno spettacolo sicuramente di danza, perché c'è tecnica, c'è la danza vera e propria, però c'è anche molto, molto cinema, a partire dalle luci, dai costumi. E volevo sottolineare anche la presenza di un giovane talento a cui veramente è stata data una possibilità incredibile, che è quella di interpretare appunto Titta. Sto parlando del ballerino Niccolò Noto, che sicuramente vi stupirà, perché è un grande talento, e gli auguro che questo sia proprio l'inizio di una sua grande carriera. Proprio a proposito di questo, con un balletto, con una compagnia italiana, offrite delle opportunità importanti a giovani danzatori che cercano una strada, che cercano una visibilità, perché il talento magari c'è già, lo studio, l'impegno, la fatica, però bisogna poi farsi vedere e conoscere. E ci teneva in particolare anche Stefano Curti, il mio collega, a chiedere a lei, che la vive ogni giorno, la danza in Italia, la danza fatta in Italia sui nostri palcoscenici, passioni e anche difficoltà di questo mondo. Sicuramente il mestiere del ballerino non è un mestiere semplice, ma ripeto, in questo periodo particolare che viviamo, non è un periodo semplice per nessuno. Però a maggior ragione devo dire che i ballerini devono lottare molto, perché sono tanti, perché ci sono sempre meno posti di lavoro,
E quindi il fatto di poter dare una possibilità come questa ad un giovane mi riempie di gioia, anche perché poi abbiamo lavorato tanto in sala prova, continueremo a lavorare chiaramente, ed è bello vedere un entusiasmo che è proprio tipico da chi vuole spaccare il mondo, proprio tipico di questi giovani. Sono felice che Luciano e anche Daniele Cipriani abbiano dato a lui, ma non solo, anche ai ragazzi della compagnia, perché voglio ricordare che è una compagnia privata, abbiano dato questa possibilità di lavoro, cioè un'offerta di lavoro che, ripeto, in questo periodo non è così semplice avere. Grazie. Ecco. Quindi continuiamo con la presentazione dei nostri spettacoli. Abbiamo anche una compagnia nuova che vogliamo presentare per la prima volta quest'anno a Trieste. È una compagnia che viene dalla Spagna, è il Ballet David Campos. David Campos è stato un ballerino molto importante, ha ballato al Netherlands, che è una delle compagnie di danza più importanti in Europa e forse nel mondo. Per anni il coreografo residente è stato Jiri Killian, è tornato in Spagna, ha fondato una sua compagnia a Barcellona, una compagnia che sta crescendo molto, sta avendo anche delle chiamate importanti nei grandi teatri spagnoli, è già venuto una volta in Italia, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e quindi abbiamo voluto presentare una Giselle. Anche in questo caso però non la Giselle classica, ma una Giselle un po' filtrata dai film di Twilight, dei vampiri, eccetera, delle tinte molto, molto forti. E credo che sarà una Giselle veramente che affascinerà il pubblico. Vediamo di questo spettacolo una clip. Ecco,
La stagione di danza è un po' anche il lavoro che abbiamo fatto nella stagione dei musical, di cui parleremo domani, il prossimo incontro, avremo in collegamento Saverio Marconi e Federico Bellone, che è l'autore di Titanic. Queste due stagioni ci hanno permesso in qualche modo di mettere il Politeama Rossetti su una mappa dei grandi teatri europei, nei quali vanno i grandi spettacoli. E uno dei grandi spettacoli che vedremo quest'anno nel nostro cartellone è Ballet Revolution. Devo dire con una certa soddisfazione che mi è capitato più volte magari di andare al Sadler's Wells, che è il più importante teatro europeo della danza, sfogliare la brochure semestrale degli spettacoli e vedere che molti degli spettacoli che venivano presentati al Sadler's Wells avevano toccato o avrebbero toccato il nostro teatro a Trieste. Ecco, non credo che siano tante le cose che succedono a Trieste e che hanno la possibilità di competere con le grandi capitali europee. Sicuramente quello che succede nel nostro teatro, gli spettacoli che presentiamo nel nostro teatro, bene, consentono a Trieste di essere considerata alla pari di città molto molto più grandi di Trieste. Ballet Revolution è uno spettacolo che arriva da Cuba. Cuba, come sapete, ha una grandissima tradizione di danza, ci sono delle compagnie di danza classica tra le migliori al mondo, e i ballerini che vedremo in questo spettacolo arrivano tutti da una formazione classica, ma arrivano poi fanno un percorso che li porta ad arrivare al contemporaneo, al moderno, e questo spettacolo è un po' una somma di tanti generi. È uno spettacolo che è stato presentato con enorme successo in Germania, in Francia, in Svizzera, ha avuto una tenitura di 2 mesi al Sadler's Wells di Londra, dove ritornerà nella primavera prossima, e abbiamo la fortuna di averlo nel nostro cartellone a Trieste. È una prima italiana, Trieste è l'unica città in Italia dove si potrà vedere questo spettacolo. La produzione è di BB, che è una delle più grosse agenzie europee di spettacolo. Negli anni passati la BB Promotion ci ha portato a Trieste, da West Side Story, a Rocky Horror Show, a Tanghera. Thriller Live, quindi abbiamo una grossa collaborazione con loro, e questo è uno spettacolo che vedrete dalla clip e sicuramente non vi farà star seduti sulla sedia fino all'ultimo momento. Cioè, io l'ho visto già 2 volte, nella seconda parte dello spettacolo a un certo punto nessuno del pubblico riesce a star più fermo, quindi vediamo perché. Avremo poi lo spettacolo dei Momix, ritornano a Trieste, una delle compagnie più amate del nostro pubblico, non ha bisogno di presentazioni, non vi facciamo vedere niente in questo caso, perché lo spettacolo debutterà esattamente una settimana prima dell'arrivo a Trieste, a Ravenna, e subito, farà la prima mondiale di questo nuovo spettacolo, e la settimana successiva sarà a Trieste. E infine, ciliegina sulla torta della nostra stagione di danza, abbiamo visto tante versioni del Lago dei Cigni, ma una versione sul ghiaccio a teatro ancora non si era vista. Sarà una grande sfida anche tecnica sistemare una pista di ghiaccio grande come tutto il palco del Rossetti, ma siamo convinti che ce la faremo. Anche in questo caso, altro spettacolo di assoluto livello internazionale.
A Londra è stato presentato a Royal Albert Hall, sapete questo teatro magnifico da 8.000 posti, hanno fatto 5 esauriti, quindi insomma in 4 giorni 40.000 persone hanno visto questo spettacolo, è la migliore compagnia di danza sul ghiaccio, gli artisti arrivano dalla Russia, la produzione invece è anglo-australiana. Vi abbiamo preparato una clip abbastanza lunga perché le immagini sono davvero irresistibili. Chiaro che le soluzioni coreografiche che vengono rese possibili dal ghiaccio, dai pattini, sono uniche e consentono dei movimenti che nella danza tradizionale non sono ovviamente possibili. Quindi veramente si assiste a una versione del Lago dei Cigni insolita, inconsueta. La partitura è quella originale di Tchaikovsky, ma si tira fuori qualcosa di assolutamente nuovo e imprevisto. Peraltro gli artisti di questa compagnia sono tutti ex campioni olimpici, campioni del mondo, ci sono credo una cinquantina di medaglie tra campionati del mondo e olimpiadi all'interno della compagnia. Quindi un appuntamento anche questo che arriva a Trieste come unica data italiana. C'è già molto interesse da parte di tanti altri teatri per vedere questo spettacolo e che magari potrà essere portato in tour nel resto d'Italia l'anno prossimo, ma quest'anno Trieste è l'unica data del tour europeo di questa compagnia. Troverete tutta la spettacolarità, come diceva Stefano, che il ghiaccio permette, che il teatro permette, ma bisogna dire che rispetto agli show on ice che spesso peccano di spettacolarità, grandi salti, cose un pochino kitsch, diciamo così, qui non le troverete, perché qui c'è una cura proprio della danza, del balletto, del movimento, dei costumi, le scenografie, tutto è molto raffinato, molto vicino alla tradizione, e però in più c'è proprio questa magia del ghiaccio, dei salti, dell'atletismo, che però è coniugato a quello che vuole e pretende la partitura e la storia che andiamo a vedere. Bene,
questa è quindi la nostra stagione di danza. Alcuni di questi spettacoli sono anche inseriti nella stagione musical. Di questa stagione parleremo nell'incontro di domani. Come vi dicevo, domani alle 17.30 presenteremo i musical della stagione 2012-2013. Avremo in collegamento Federico Bellone, l'autore di Titanic, e Saverio Marconi, regista, fondatore della Compagnia dell'Arancia, che quest'anno ci porterà Frankenstein Junior. Giovedì, dopodomani, presenteremo uno spettacolo che si terrà qui alla Sala Bartoli, L'agonia e l'estasi di Steve Jobs, uno spettacolo molto interessante. Avremo occasione di proprio conoscere anche un po' quello che c'è dietro a questo spettacolo, che cosa questo spettacolo ha comunque provocato a livello internazionale. Avremo in collegamento Enrico Lutman, che sta curando la traduzione e l'adattamento per l'Italia di questo spettacolo, e Fulvio Falzarano, che sarà il protagonista dello spettacolo. Invece venerdì, Ilaria, ci sarai tu di nuovo. Ci sarò io, fortunata mortale, perché avremo ospite Alessandro Gassman e Giulio Scarpati e Claudio Casadio. Ci parleranno di drammaturgia contemporanea, perché stanno proprio in questo momento preparando il loro spettacolo, che li vede tutti e tre riuniti, Scarpati e Casadio come interpreti e Gassman come regista dell'Oscura immensità, un testo di un autore vivente, Massimo Carlotto, che tra l'altro è un autore del Nord-Est, e quest'anno parleremo proprio anche di questo. Puntiamo un po' in particolare, come sempre, all'autore vivente, all'autore contemporaneo, ma in particolare con un'attenzione un po' speciale al Nord-Est, a quello che sta succedendo nelle nostre zone, che sono vitalissime dal punto di vista della drammaturgia. Pensiamo al nostro Magris, ma appunto anche a Carlotto, a Scarpa, a chi incontreremo in questa stagione. Bene, quindi vi ringraziamo per la partecipazione, speriamo di avervi incuriosito con queste nostre proposte, quindi arrivederci a domani per chi verrà all'incontro, e a teatro per chi poi si abbonerà, ci seguirà.